Cari amici dello Scorpione, benvenuti nel mese di giugno. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale di YouTube. Potete attivare qui sotto la campanellina che vi porterà le notifiche dei nuovi video. Vi ricordo che vi ho messo tutte le informazioni sull'info box. Eseguo anche consulti di cartomanzia, tema natale, rivoluzioni solari e movimento di transiti. Adesso, per i cari amici dello Scorpione, che io amo particolarmente in quanto io sono Cancro, ascendente Pesci, quindi sono molto molto affini a me, andiamo a vedere che cosa vi aspetta per il mese di giugno. È un mese molto particolare, di forti energie, anche duro per un certo verso. Dall'1 al 6 giugno ci sarà un sestile tra Nettuno e Giove retrogrado tra il vostro terzo e quinto campo. Questo transito potrà regalare l'inizio di una storia d'amore nuova. Dovete solo verificare che la persona che incontrate, che incontrerete, sia single, perché è molto probabile che questa persona sia già impegnata. E negli stessi giorni ci sarà la quadratura tra Marte e Venere tra il vostro quinto e ottavo campo. Qui si tratta di incomprensioni tra voi e i vostri figli, dovute al denaro, per esempio, per quanto riguarda l'eredità. Potrebbe esserci qualche affare o business che vi sta creando problemi, forse dovrete cercare un prestito. Sarebbe opportuno essere competitivi, e voi sapete come fare, per esempio con i colleghi di lavoro. È molto probabile che qualcuno svolga un po' uno sport estremo in questo periodo. Dal 2 al 10 giugno Mercurio sarà in sestile con Urano nel vostro settimo campo. È un aspetto fondamentale per il single. C'è la possibilità di incontrare una persona nuova via internet o tramite amici. Molto probabilmente non sarà la persona del vostro paese, quindi parliamo anche dell'estero. Per le coppie invece si pensa di fare un viaggio insieme e starete più con gli amici. Il 3 giugno c'è un aspetto lampo fra la Luna e Urano nel vostro settimo campo. Solo in questi giorni, se siete in coppia, attenzione alla relazione con il vostro partner o la vostra partner. Non create discussioni in questi giorni, mi raccomando. Il 5 giugno ci sarà il plenilunio ed eclissi lunare nel vostro secondo campo, nel segno zodiacale di Sagittario. Potrebbe uscire una collisione con figli, concludere un rapporto che purtroppo non riesce più ad andare avanti. Se qualcuno è incinta, 3 giorni prima e 3 giorni dopo questa eclissi, deve stare al massimo riposo, in una situazione molto calma, molto tranquilla, cercate di... Non fate lavori di casa, massimo relax, anche un bagno rilassante. Dal 7 al 27 giugno il sole sarà inquadrato nel vostro ottavo e quinto campo. Per le persone che hanno figli, i vostri figli vi porteranno in comprensione. E anche per le persone che si stanno preparando ad avere figli. Per le persone che invece vogliono iniziare un'attività in questo periodo, mi raccomando, sarebbe meglio evitare, magari posticipare, meglio iniziare qualcosa di nuovo più avanti. Dall'11 al 27 giugno ci sarà un sestile tra Marte, Giove, Saturno, Plutone, quindi Colossi, per il vostro terzo e quinto campo. È pronunciata la possibilità di incontrare una persona, soprattutto online via internet. Oppure avete già avuto questa conoscenza e inizierà qualcosa fra di voi. Per le coppie, se avete figli, dedicherete molto tempo a loro. C'è qualcosa da imparare, per esempio deciderete di fare qualche corso, magari dei corsi di aggiornamento per quanto riguarda il vostro lavoro. Dal giorno 16 fino alla fine del mese, Venere retrograda formerà un trigono con Saturno retrogrado tra il vostro quarto e ottavo campo. E allora, Venere riguarda le nostre relazioni, le nostre risorse economiche. Qui si tratta di risparmiare e risparmiare anche il denaro delle altre persone.
Nel vostro caso potrebbe riguardare un'eredità, soprattutto nel campo immobiliare, dai vostri genitori, soprattutto dal padre. Il 19 giugno Mercurio diventerà retrogrado nel vostro nono campo. Mercurio retrogrado, come per tutti i segni, ha le sue regole fondamentali, credo che farò un video inerente a questo. Come tutti i pianeti, questo periodo, come tutti i segni, questo periodo durerà 3 settimane, quindi astenersi, firmare contratti e affari importanti, evitare visite dal dentista, posticiparle o anticiparle. Verificate che tutte le informazioni che arrivano dall'esterno siano veritiere, soprattutto potrebbe essere l'orario di un aereo con cui dovete viaggiare. Il 21 giugno c'è il solstizio estivo e l'eclissi solare nel vostro nono campo, in quadratura con Marte nel vostro quinto campo. Proprio il 21, attenzione ai viaggi, se conoscete gente nuova, non create conflitti in questo periodo. Potreste avere dei progetti per spostarvi in un altro paese, all'estero, anche per motivi lavorativi o motivi personali. Qualcuno può iniziare a fare qualche studio universitario, concludere uno studio, e questa conclusione vi porterà anche a fare dei master. Il 23 e 24 giugno Nettuno sarà retrogrado nel vostro quinto campo, potrebbe portare una gravidanza inaspettata che riscoprirete all'ultimo momento. Potrebbe anche portare qualche malattia venerea, quindi state attenti ai rapporti sessuali. Potrebbe esserci anche qualche illusione per quanto riguarda il vostro business, la vostra attività. Il 25 giugno Venere avrà la marcia diretta nel vostro ottavo campo, nel segno zodiacale dei Gemelli, quindi trasformazione, si potrebbero creare dei conflitti, situazioni critiche. Anche eredità, qualche regalo inaspettato. Qui c'è una conoscenza nuova, soprattutto negli uomini, con una donna, però questo rapporto sarà basato inizialmente solo sull'attrazione fisica. Il 26 giugno, per i single, incontrerete una persona nuova e le coppie usciranno con gli amici. Il 27 Marte passerà nel segno zodiacale dell'Ariete nel vostro sesto campo, quindi renderà più competitivi. Avrete più spinta, grazie appunto a Marte, proprio spinta nella vostra vita quotidiana. Se avete anche programmato un evento chirurgico per questo periodo, andrà bene. Il 28 giugno darete più attenzione ai vostri genitori, parlerete più con loro. È molto probabile che risolviate un problema ereditario, oppure come distribuire l'eredità fra i vostri fratelli, le vostre sorelle, i vostri parenti. E questo è anche un buon periodo per le vincite, soprattutto alla lotteria, oppure potrebbe essere un gratta e vinci, delle vincite inaspettate. Il 29 giugno, qui soprattutto per le donne, è un giorno favorevole, anche di nuovo per gli interventi chirurgici. Il 30 giugno sarà un giorno favorevole sia per le persone single, sia per chi sarà in coppia. Questo è il vostro mese di giugno, cari amici amati da me, soprattutto dello Scorpione. Io vi auguro tanto tanto denaro, tanto tanta salute e soprattutto tanto 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 amore. Ciao, un bacio e alla prossima.